Salve dal Trapani Comics con gente piacevole e anche non piacevole, tipo Livio Marcone. Ma perché? Ma sono io, ma Livio Marcone, no, scherzo. Scusate, posso dire una cosa? Io Livio Marcone lo stimo, oggi ha fatto un ottimo show per essere la prima volta che è andato in stand-up e quindi io adesso ho fatto la sub. E quindi vorrei rispettare il mio tatuaggio. Perché ricordiamolo che oggi è una giornata penitenza, ma dato che ci stanno ospiti è penitenza per tutti. Io volevo rispettare un tatuaggio. Quale? Faccio vedere. Quale? Il mio premio dovrebbe essere nessun tatuaggio. Livio oggi si è esibito, ha fatto una performance di stand-up comedy. È andato anche abbastanza bene. Allora, non ci stava a credere. Posso dire, Livio è stato quasi uno squalo, è stato squalesco. E quindi ho deciso di fargli in fronte. Vabbè, no, in fronte no. In fronte! Questo tatuaggio. Ebbene, è per Rubino. Oh, ma squaletto. Un ricordo a Rubino. Ma quindi, che bello. Richiama Rubino. Quindi pregherei. Così sarà con noi anche se non c'è, non è presente. Pregherei Anna Manna di procedere. Perché vorrei che venisse fatto il tatuaggio a Livio Marcone. Assolutamente, ragazzi, non aspettavo altro. Dice Sabrina. Sabrina, noi ricordiamo che c'è, tutti partecipano, tutti. Mi state a far diventare rospo. Ma c'è pure il rospo se vuoi, non è un problema. Non è un problema. Sta, ma allora come va? Come va? Come la va? Ragazzuoli miei, come va oggi? Ultima. Fino a un minuto fa benissimo. Appiccicalo. Appiccicalo. Ci sta pure la rana, esatto. La rana per Gianluca. Oh, e adesso sentirei un frescume in fuori. Oh, guarda che bei squali che ci stanno. Ah, vedi che bello. Madonna mia. Ma Livio, aspetta con attenzione, con cautela. Cortesemente. Con cautela. Ma adesso il sole andrà via, ragazzi. Livio, mi vuoi bene? Oh, beh, ah, senti fresco? È piacevole, dai, ah. È piacevole, Livio, non può dire di no. Anche con un po' di capello dentro, che non si sa. Pure un po' di capello. Ma ti alza i capelli, Livio. Ma che perfection! Dai, Livio! Vabbè, stai meglio! È stata la sub miglior usata della storia della mia vita su Twitch. Posso dire che sta molto bene? Devo dire che io opterei per tatuare questo coso enorme. Ma è carissimo! Sei migliorato, Livio! Io ho problemi col mio pesce, quindi te l'ho fatto in fronte. Adesso li hai anche tu col mio pesce.
Si è vendicato Max. È una cosa gigantesca. Aladino, ti piace un bel pesciolone in fronte. Bellissimo. Aladino vuole partecipare anche lei? Venga, ah, venga. Mannaggia la miseria. Ma Fabio, come? Faccia una foto al nostro Livio. Guarda che bel tatuaggio che Livio, ha fatto. Livio, Livio, questo è il giusto premio per la sua performance di prima. Beh, mi sembra giusto. E squali stanno arrivati. Sta benissimo Livio, guarda. Serena, grazie. Serena che sta là in regia. No, pesciolino, no. Guardate cosa riesco a fare. Grasso, magro. Grasso, magro. Non per niente uno stand up comedian. No, non per niente è uno stand up comedian. Vabbè, ma noi vogliamo un attimo sapere, Livio, come ti sei sentito quando stavi per salire sul palco? Perché io là ti ho visto. Allora, prima di salire sul palco stavo dietro che giravo e facevo è un disastro. Perché parli tutto come il pisello? Parla sempre come il fumatore, non ho capito perché. Sì, sì, è proprio il mio piede che dice è un disastro, okay. Livio, perché disastro. È un cazzone. Esatto. E quindi poi però poi alla fine poi è andata bene, mi hanno fermato pure, mi hanno detto, oh, ma t'ho visto. La cosa che ha colpito di più è stato il fatto che ero spigliato. Mi dicevano, non me l'aspettavo da te, spigliato, eccetera. A me hanno detto, io sono arrivato, ho visto tutti sul palco, tutti, e ho detto, eccala, non me ne vado di nuovo. Vedo Fabio da lontano, Fabio del Loop Genetico, che ringraziamo insieme a Vale. Grandi, grandi. Quarto mese di sabato. Oh! E mo' bisogna scegliere il tattoo. Sì, ho scelto il tatuaggio. Quale facciamo? Dai, aspetta, per cortesia, che io già so tutto sudato. Confabuliamo un secondo, io direi che prima lui aveva preso. Guardate. Per me sta penitenza è già il caldo e il sole. Hola. Ciao Livio. Ma no, no. No, però aspetta. Cioè, tipo sofferente. Una pecorella? Una pecorella. Un divorzio a pecora, forza. Una pecorella. Il più grande l'avete usato su di me, va bene. No, ce ne sono altri più grandi. Madonna, questo. Grazie Don Morte, grazie Sabrina. Avevamo detto la rana. Che pezzo questo. Grazie. Avevamo detto la rana. Ora la pecora. La rana. Bellissimo questo. Dove gliela ho messo? Ma la pecora, non la voglio la pecora. Sì, te mette da pecora. Ma non la voglio la pecora. Venga qua, zio. Zio, qua. Zio a pecora. Perfetto. Olla. Madonna. Oh. Alla 17:27 bravo, bravo. Oh no. Ma posso andare a fare foto con la gente con una pecora in fronte? Esatto, stronza. Perché oggi c'è la gara cosplay, donna, quindi ci ammacchiamo, hai capito? Ha capito che i cosplay, ragazzi, mi piacciono. Don Morte, grazie mille per l'abbonamento. Maledizione. Ma su chi la vuoi il tatuaggio? Su chi lo vuoi? Ma come su chi lo vuoi? Mo sta da fa' a me? No, questa era le Sabrina. Ah, è un altro questo. Oh, dai, io. Madonna, qua che bella pecora che c'hai. Oh, non vedo. Se faccio vedere meglio. Bellissima. Vabbè, dai, pensavo peggio. Bellina, bellina, bellina. Pensavo peggio. Francesco, tu non parlare, che bravo, ce n'è anche per te. Un altro tatuaggio a Livio. A Livio. Tanto quando mi sciolgo i capelli non si vede. Ma Livio cosa facciamo? Scusatemi. Eccola, sta anche Brisen, là, ciao Brisen. No, decide Dom. Decide Dom. Dom, dove lo vuoi il tatuaggio a Livio? In culo. No, in culo no. Livio ovviamente, bravo. Bravo. Marona, ma è proprio... Posso sceglierlo io? Guarda che bello. Guarda quanto è bello però questo, scusami. No, è molto no. Meglio questo. Lo sceglie Gianluca, lo sceglie. Beh, allora, mentre decidiamo Bellissimo, ma non poteva esserci scelta migliore di questa. È piccolo soprattutto. È bellissimo. Scusami, ma quando mai non ti ho rivolto la parola? Sai dove dovrebbe essere fatto? La polemica. Ma si avvicina anche l'hype train, ragazzi, con l'hype train facciamo un casino, facciamo scendere, facciamo tutti qua dietro, vai. Allora, secondo me questo dovrebbe essere fatto qui. Su una guancia. È vero. Sta bene. Un po' sul sottoguancia, tipo sta zona qua. Ma lui. No, io sto dando delle idee. Poi sceglierà chi sia sabato, naturalmente. Ovviamente, Dom, decida il posto, il luogo. Per favore, Dom, in quel decida una guancia, dai, che sarà bellissimo. In un corpicino di Livio, nel corpicino di Livio. Io sono sicuro che Dom non è un pecorone che segue quello che gli dicono gli altri. Dom, non è essere pecorone, è essere intelligente.
sul naso, anche se non so se è abbastanza grande. Sul naso. Un uomo distrutto, Livio. Un uomo devastato. Posso dare un pisello al wasabi a Mr. Flame, giusto? Se vuoi, ma c'è la mancia sinistra, il profilo migliore, tiè, vieni qua, cucciolo. Girate, va. Beh, il buono per sushi, lo spezzetto, piano piano. Vieni qua. Ole. Voilà. Le voilà, le amis. Le voilà. Il nostro Livio Marcone sta diventando molto green. Vai, abbiamo green. Capito chi è, da, chi è la persona da bullizzare oggi. Ma tutto per in realtà... Io me ne vado. Io me ne vado. C'è Livio che sussurra. Ah, il pisello al wasabi. No, scusate, ma hanno portato il cazzo del wasabi davvero. Il pisello al wasabi. No, ma è lui. Che sei tu che hai donato il beat? Sì. Ma è lui. Ma venga qua, venga. Venga qua. Cacciate, ma davvero, ma è un pisello al wasabi? Uno aiutami, Marco. Ma io pensavo avevo un pene, invece sono proprio pisellini. Cioè, Spider-Man, ragazzi, Spider-Man. Del nostro multiverso. Del nostro multiverso. Vado, eh. Ha lanciato questa sfida, Mr. Flame deve mangiare un pisello al wasabi. Comunque, uno. Sì, ragazzi, sto perdendo uno. La voce. Ok. Aspetta. Pure secondo me devi piano, eh. Ma sta buono. È buono? Non è buono. Ma scusa, ma dove l'hai trovato? Ma se è buono, fragico. È buono, io si mangio tutto cosa, ne è Gianluca. È tutto il pacchetto. Madonna, Livio Marcone, che bel giocatore. Incredibile. Livio. Vado? No, vabbè, non è... Ho chiamato io, ma ha portato i piselli. Ha portato i piselli, Ma ha portato i piselli. Buona, ecco. No, 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 se no mi sento male, mi cago sotto. Grazie mille. Sono buoni. No, vabbè. Grazie, no. Bello. Grazie. Oh, erano buoni, io pensavo tipo una cosa disgustosa. Beh, allora. Erano buoni fracichi. Noi vogliamo un attimo comunque far notare l'ultimo capolavoro. Bonio. Che comunque molto, no? Molto Miyazaki. Molto Miyazaki, molto... Oh, guarda, guarda che bellezza. Guarda che stai prendendo dei punti bellezza con sta live. È vero. Perché mi copre la faccia. È vero. No, 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 Livio, noi non ci permetteremo mai. A me lo squalo in fronte mi piace troppo, fai schifo. A me lo squalo in fronte mi piace. Comunque. Fai schifo. Io arrivo e mi fa Fabio, vieni, vieni, che quello Livio si sta cagando sotto dal, ovviamente, dal, dalla performance che di lì a poco avrà fatto. Avrebbe fatto, e io dico va bene, ah, vado squadra, dietro Livio, dai Livio, si gira tipo tutto così, no? Detta calla, non lo farà. E invece, devo dire, straordinariamente, devo dire che Anna, nonostante sia una stronzetta che mi fa fare, ma non è cose, proprio vero, ragazzi. Ma Anna, Anna, ma è bellissimo. Devo dire, Anna, devo Anna, dire che vederla, cioè io molte volte guardavo lei perché lei mi dava soddisfazione e sicurezza soprattutto. Sì, io sì, stavo vero, là perché stava là col sorriso, sembrava che gli divertisse. Quindi ho detto, mi ha dato forza, devo dire questa cosa. Ma io la ringrazio. Scusatemi, in questa performance di Livio, Livio ha raccontato delle sue storie, no? Soprattutto in passato con delle donne, eccetera, eccetera. Mannaggia, mi salivo il microfono. Il problema è che io ridevo perché sapevo che quelle cose erano vere, capito? Ed era triste, mi faceva una cosa. È solo per... ma chi c'è qua? Ma chi c'è qua? Ma dove sta? Ma... Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti. Salutiamo i ragazzi, ciao, che stanno, ciao, qua. Ciao ragazzi, ciao, un saluto circolare. Livio, questi sono Trasferelli, ringrazia. Questo qua. Beh, cazzo, se erano veri, col cazzo che partecipano alla live. Io se proprio posso permettermi, qua vedo rosso. Basta. Io posso dire una cosa, che la persona che va bullizzata, in realtà... Ragazzi, comunque c'è anche Rick Dufer qua. Rick Dufer, no. Ma lei è Rick Dufer. Tutto questo tempo. Ha detto che gli piacerebbe Rick, e io non so come negare tutto ciò. È Rick Dufer, ragazzi. Comunque, anche Ricco. No, no, è stato Delicogito, esatto, ricordiamolo, è stato invitato per l'ultima giornata del Trapani Comics per fare una disquisizione su Kant, comunque, e si è prestato al sul gioco canto. Su Kant.
E si è prestato al gioco. Il problema è che Rick Dufer qua presente, ossia alias Lord Meliador, è una persona tutta integerrima, tutta posata, tutta seria. Lord Melia è un lord, raga. Il nome Meliador è bellissimo. Sta là. E io, scusatemi, ma un tatuaggio a Meliador, raga, Rick Dufer lo farei fa. Ne dico solo più di uno. Pure più di uno. Secondo me invece l'altra guancia di Livio sarebbe. Ma se ormai Livio è andato. Mo Livio ormai abbiamo Livio iniziato. Ma tocca a te. Io farei la guancia di Livio. E poi deciderei. Fate la sub. Cioè, con due tatuaggi mi avete coperto tutta la faccia. Fate la sub. Ci avviamo con Francesco stavolta. No, no, con Riccardo Del Ferro. Che infatti ci è rimasto male. Io ho sbagliato. Perdonami. E quindi niente. Quali sono state le sensazioni a caldo dopo la performance, Livio? Le sensazioni è stata... Vabbè, mi sono ricordato tutto. Ovviamente c'era il tizio dietro che mi faceva così. Stringi. E ti ha messo ansia, No, però ho tagliato tanto, capito? E che avresti detto? Dice qualcosa. Qual erano? Accenna lievemente dove saresti andato a parare. Qual era il prossimo tema? Quali sono i temi che hai toccato? Non rende più. Se lo tiene per la prossima stand up. Ma io non voglio che tu interpreti, voglio solamente sapere qual era la roba. Allora, intanto alla fine dovevo invitare sul palco loro, perché dovevo finire con e tutto questo, tutte queste relazioni con le donne che ho avuto mi hanno portato ad aprire un canale su anime e manga nerd. Problematica come situazione. No, perché per dire ormai ci ho rinunciato. Ma scusami, ma tu sei fidanzato? Come ormai ci ho rinunciato? Ma nella stand up è tutto così. Comunque avrei invitato loro sul palco, avremmo presentato il canale. Però ovviamente non l'ho fatto perché c'era il tizio. Ma aveva detto all'inizio 5 minuti. Io in 5 minuti che cosa racconto? Io sono andato, ho raccontato quello che ho raccontato, ho tagliato un po' di roba. Vedi, Arianna, subito come ci hai rinunciato? Cioè, hai capito? Subito il richiamo. Ma è brutto, dai, Arianna, ma che è? Ma è offensivo verso Arianna. No, cioè ha rinunciato a... Vabbè, comunque se l'è cavata. Almeno questo noi lo possiamo dire. Sì, sì. Pareri discordanti un pochino, così ha fatto... Allora, per favore, almeno la battuta quella là. TikTok Kiek. Bellissimo. No. Allora, ragazzi, ragazzi miei. No, momento background. Allora, prima di entrare, Lio mi fa... Considera che questa è una delle battute migliori della cosa, solo per farti, perché non ci ha detto battute niente. Migliori della giornata. Non ce l'ha mai fatta vedere. Quindi ho detto, vabbè dai, dimmela. TikTok, chi è? Cioè, raga, un gelo nella platea, qualcuno che timidamente, cioè Brisen, che ha fatto... A me fa ridere TikTok, chi è? TikTok, chi è? Qua c'è un problema lì, guarda Arianna che dice. Arianna, è davvero triste, mi dispiace per la tua vita insoddisfacente, non vedo proprio l'ora di sentire l'intero ma spettacolo. Ma nella stand up ho fatto diventare Marco Lupo gay. È vero, raga, è vero. Alcune cose sono romanzate. Arianna ultimamente fa sempre la gag del mio pisello che parla, quindi ragazzi, mi voglio bene. Come parla la verità. Il pisello di Max, come, scusate la parola. Il pisello di... Allora, dovete sapere... Venga qua, vai, ma smetta qua, prego. Allora, il pisello di Max c'ha un grosso... Cioè, è Max che c'ha un problema con la figa. Nel senso che lui non riesce a non trombare. Lui sta sempre a trombare. È un problema grosso. Dovremmo aiutarlo. Io mi immagino lui che cammina e c'è il suo pisello che fa... Figa. Ho bisogno di fica. E lui fa no, questa volta non mi avrai. Silenzio, fammi uscire. E poi c'è un blackout e lui si risveglia nella camera di una poveretta e si sveglia e fa no, cosa ho fatto? Ah, mi sono scaricato finalmente. Capito? Ammettilo. Ieri sera lui faceva costantemente l'imitazione del basilisco di Max e tipo no, questa conversazione non porterà a scopare. Esatto. No, cioè, ma perché tipo... era bello perché era meta praticamente, cioè c'era lui che stava effettivamente parlando e io lì davanti anche a delle ragazze gli faccio Max basta. Questa conversazione non porta a niente, Max. Qui bisogna inzuppare.
immaginando il giorno in cui piombe che ti nascosto tutti a casa sua con un bello striscione con scritto Max, questo è un intervento. Esatto. Brava Rita, non l'ha visto, ma esattamente. Poi la cosa che fa molto ridere è che io non parlo molto della mia sessualità con loro, però io sono sempre messo in mezzo questa cosa da sessualità. Ma perché sei quello che scopa di più, ammettilo. Vuoi dire di no? No. Comunque, prima, a proposito di Minnie, da lontano ha visto Minnie e ha detto, oh, eccola la Minnie. Ho detto, oi, stai calmo. Che cosa hai detto? Scusa. Che secondo me al 50% grazie. È Gabbio, io adesso dall'altezza non andrei tanto più tranquillo. Sì, grazie. Max, ho bisogno di carne fresca. Porca puttana, fammi uscire! Addirittura grazie, con Minnie. Minnie siamo a livelli altamente problematici, cioè, c'è una donna dietro Minnie, non era un c'è una donna dietro Minnie, capito? E allora è vero quello che dice Livio. Donna topo è uguale, fammi uscire. Donna topo uguale. E per quella gli è partita la brocca. Facci vedere la topolina. Ciao Mirna. Vabbè, il fiocchetto anche lì. Lo sapevo che poi la live doveva essere sul pisello mio. Fammi vedere il fiocchetto, Minnie. Fammi vedere il fiocchetto, Minnie. Il fiocchetto, Minnie. Questo è bullismo. Questo è pene shaming. No, ma infatti smettiamola, soprattutto perché già lo sento da qua giù che fa no. Capito? Allora non vorrei stuzzicarlo più di tanto, perché nel senso sta riposando. No, Francesca, ma da te no. Da tutti, ma da te no, porca merda. Ah, capito, Rick Dufer. Cioè, allora, Livio, vabbè, è un imbecille, quindi vabbè. Anna ormai si è diventata la comparella di Livio. Brisen, appena si parla di sta roba, sì, se tutti dicono una cosa ci sarà un motivo. Tu sei Lord Meliador. Anche da un Lord, non però, cioè... che sto qua, infatti. Anche un Lord comunque percepisce determinate dinamiche. Sì. Sente poi, comunque sia un sacco di lord a tutte queste strane situazioni notturne, cioè non sta ne, chiaro quel che ma lord. sta nel vostro hotel. Oh, situazioni notturne. Sì. Sta nel vostro allora vuol dire che se parla Lord Meliador qualcosa saprà. Io mi fiderei di Lord Meliador. Cosa, ma magari fosse vero, io stessi a fare sta cosa. Vi odio. Ah, raga, ma se mi prude la guancia mi posso grattare? No. Mi prude un botto. No. Mi prude un botto, no, raga. Fammi vedere di nuovo. No, ma raga, ma quanto è bello. Guardate là. Lo so, sono bellissimo. No, il tatuaggio. Guardate quanto è bellino. Ma è stupendo, ragazzi. È stupendo. Oh, ce l'ha fatta. Lui è il nuovo marchese dei Sani. Ma ne esageriamo. Assolutamente idea di chi sia. Me ne esageriamo, ragazzi. Ah, ok. No, ma ne esageriamo, ma cioè il pisello di Max è tipo Venom. De Max, Desad. È tipo no, Venom. Tipo Venom, non lo so. A vita propria. Comunque posso fare una domanda molto per curiosità? Perché Rick Dufer tiene questa misa addosso? Per quale motivo? Non allora, perché a me fa ridere. Faccio parte di un team eSport che no, dov'è? Non lo sa nemmeno lì, perché è passata tennis dalla filosofia allo sport. Tennis sport e mi paga il capitano. E di questo c'è solo un capitano. Esattamente, quel capitano. E quindi visto che mi pagano ogni tanto devo pubblicizzarli. Ogni tanto o devo fare. No, Ebbiart, Ebbiart, non fare fumetti sul mio pene. Sì, infatti fallo, Ebbiart, fallo. Fallo. Cioè, capisci? È perfetto. È tipo Voldemort, è però sul pene. Del povero professor Max Proietti. Nessuno avrebbe mai creduto del povero professor Max Proietti. Però fermi tutti, fermi tutti. Scusate, sta Nando e basta che scrive ciao Brisen, sei tanto bella. Io gli farei fare un tatuaggio. Nando però. No, Ameliador. Ameliador, un tatuaggio io lo farei fare. Sì. Mono. Oddio, bellissima sta canzone, My Academia.
il classico nerdone poi si lamenta che non scopa mai, cioè nel senso, ma io sono fidanzato. Arianna non è per te, Arianna, no, Arianna, non... Arianna non è per te, per carità di Dio, tu hai tanta pazienza, fattelo dire, ma incredibilmente io non lo so come, povera martire, te giuro. Ragazzi, però io ho l'adrenalina a mille in questo momento, cioè sono stato così, ho fatto uno scarico, sono stato... facci un piccolo passo del monologo che hai fatto prima, piccolo per assaggio, piccolo. Allora, vi racconto una mia vicenda amorosa, se volete. No, no, la vogliono sentire. Ciao, Albertino, ciao. Ho già sentito due volte. Vai. Ciao, Albertino. Noi siamo masochisti, ragazzi. Noi... Sì, sta Albertino. Grande Albertino. Grande Albertino. Ma non fa ridere raccontata così senza contesto. Allora c'è Fabio De Loop che saluta calorosamente Albertino. Proprio. Vai. Vabbè, che ne so. Una volta c'era una tizia che si vedeva i miei video, perché io faccio video dal 2009. Ex Xivions. Perché Xivions? Perché io l'altro giorno gliel'ho chiesto, ho detto perché Xivions? Da che cosa è Xivions, ragazzi? Perché la X mi è sempre piaciuta, la X è il mistero, Ivio è Livio, Enz non lo so. Va bene. Ma allora, che cazzo? Ma infatti poi l'ho cambiato, Anna, non mi rompe i coglioni. Xivions. La X mi piace, il mistero. No, signore, è proprio così, lo deve accettare. C'è un nostro amico che ha una cartella che si chiamano gli X-Files, in cui lui scrive e ricorda tutte le cazzate che dice lui. Mi sembra una genialata. Io questa cosa non la sapevo. Chi è? Beh, scoop, rivelazione in questo momento. Si scrive nel quaderno tutte le cose. C'ha la cartella sul computer. Ma è tipo Rubino, però con le cazzate. Ma non sapete quante. Cioè, considerate che a un certo punto ne dice talmente tante che ogni giorno cambiava il suo profilo su LOL con la frase del giorno di Livio. Mi sembra una genialata, ma ufficialmente invitato. Ma è divertentissimo. Ma voglia, ma però voglio tutte le cazzate che dice Livio. Vabbè, tu no, tu non sei invitato. Allora loro sono dei pezzi di merda, perché mi hanno preso per il culo per tipo 3 anni, perché non sapevo in una determinata serata cosa significasse in arcione. Ora uno Max ci... lo spiegherà. Ma lo sa, lo gliel'ho già spiegato. Allora uno ci arriva, si fa tutto un ragionamento. Ma in realtà però io ho ragionato bene. Sì, da parola ci sono arrivato. Però io la cosa è che, perché dice arriva questa persona in arcione, e io ho detto: che cazzo vuol dire? Ah, non so cos'è in arcione. Ragazzi, Iron Man con la tuta in che si accendono le luci e tutto. Bello. Porca miseria, per favore, chiamatemi Iron Man. Iron Man! Iron! No, ragazzi, scusatemi, dobbiamo assolutamente chiamare Iron Man, lo vogliamo qua. Guarda quanto è figo! Allora, va benissimo. Max non gli interessa perché è un uomo. Giustamente, questa cosa non mi porta a niente, hai capito? Cioè, nel senso, io fossi stata mini. Dov'è la donna di Iron Man? Cioè, capito? Non me ne frega niente di Iron Man. Fossi stata mini, forse. Un attimo, lo se so. Passa Minnie è finita. Se passa Minnie. No, raga, se passa Minnie a caputta macca 3. Non lo sa nessuno. Da disarcionare, disarcionare. Francè, è una parola che non usa nessuno. Questo mi fa sentire un lord. Cioè, il fatto che nessuno sappia che vuol dire narcione mi fa sentire. Sì, ma non è una parola così comune, Francè. Ma ho capito, ma nel senso. Eppure quadrello, mi hanno rotto il cazzo perché non sapevo cos'era un quadrello. Quadrello è un po' più specifico, ma in arcione viene usato pure. Cioè, pure dei motociclisti. Dai, i motociclisti. Mai se, io non l'avevo mai sentito in arcione. Comunque, vabbè. Concordo. Perché sentiti meno strano, non lo sapevo. Ma non lo sapeva nessuno. Comunque, ma è molto facile. Molto in arcione, cioè, se voi pensate a disarcionare una persona sopra un animale. Che cavalca un animale. Ma pure disarcionare, capito? Disarcionare. Sì, ma cioè, nel ci senso arrivi che... se fai il ragionamento lì per lì, vabbè. Non sai cos'è. Livio comunque è un po' di cultura, su. Ma non lo sapevi manco tu. Lo so, ve l'ho detto, disarcionare. Disarcionare. Arovai. Noi qua non abbiamo finito di bullizzare Livio Marcone. Non esiste.
almeno impariamo una cosa nuova, dicono in chat. Bravi, bravi. Quindi stavi dicendo, nella tua vita hai avuto diverse esperienze. Qual è stata quella più traumatica? Quella più traumatica non fa molto ridere, è solo triste. Però se vuoi la racconti. No, la racconti perché mi fa ridere lo stesso. Quelli che dovevano far ridere non hanno sortito quell'effetto, quindi può essere quella triste. Lei è un pezzo di merda, signor Max Proietti. Io spero che il pene prenda il sopravvento su di lei. Comunque, comunque, mi stavo sentendo questa ragazza e ci siamo dati appuntamento a una metro di Roma. A una metro di Roma. Io sono andato. Minni, venga qua. Minni, venga qua. Ma no, mamma, acchiappata a Minni. Adesso sì. No. Minni. Quindi lei non si ricorda di me perché mi sembra ci sono delle differenze, ma ci sono delle differenze. Io ieri le ho chiesto di sposarmi e lei ha accettato. Allora, la storia è andata così. Minni però, Minni, tu col Minions te stavi abbracciando. Vedo Topolino che passa da lontano e dico: Topolì, attenzione, perché Minni col Minions. Poi lui è andato a prenderti e tu ti sei abbracciata con lui. E ho detto: è proprio, cioè, proprio tu a Topolino lo vuoi lasciare, cioè non va bene. No, è così. Minni, per favore, per cortesia. Minni, guarda, non... che ieri ha accettato Topolino, ha mandato lui via, ti ha fatto la proposta. Ride. Guarda che te vedo, guarda che vedo bene. Non ride. Ma che mi stai a snobba così? Manco se siamo sposati, io volevo fare tanti Topolini. Ma ha detto no! Incredibile, ha preso il palo in diretta da Minni. Ma ieri era sì. Questa perché c'era Livio Marconi. Livio Marconi c'è proprio l'anti il repellente per le tope. Cioè, no, ci dissociamo comunque, cioè proprio. E raga, vabbè, Minni, scusaci, volevamo sapere se era ancora confermato. Minni, grazie. Grazie, Minni. Grazie per avermi fatto piacere. Però sta accorta a Topolino, grazie. Perché Topolino pure non lo vedo tanto idoneo, eh. Comunque attenzione. Ciao, a Topolino. Grazie Minni, grazie. Grazie. Manca... ritorni il repellente umano. Era Minni di ieri era meglio. A Minni di ieri era meglio, attenzione, un piccolo dissing a Minni. Cioè, nel senso. Stava pure per acciacco mia bellezza. In serio, ora Minni. Stava per cascare de muso. No, raga. Wow, alta infedeltà Furry Edition. Furry Edition, esatto. Cioè, nel senso. Quella di ieri. No, quella di ieri era molto grigia. Quella di ieri era. No. Era molto clean. Spieghi? È stato scammato da Minni. Non so, stava scammando, non è la stessa Minni con cui ho parlato io. Sono due Minni diverse. Sono due Minni diverse. Incredibile. Bipolarismo. Animale. Minni bipolare. Un Minni un po' così. Duplice personalità. Vabbè, comunque. No, raga, è un po' così. No, no, pure io sto a sudare. Però qua puoi non metterti a mascherina. Oh, io voglio Iron Man, saluta tipo il Papa. Iron, una comparsata in live. Era Iron Man mussoliniano. Ha salutato proprio col braccio. No, Iron Man, che ti sto chiamando. No, che ti sto salutando, ti sto chiamando. Venga qua, Iron Man, venga qua in live. Venga qua in live a farsi vedere. È un attimo, lo so, la tuta è bella. Per niente aggressiva. Va impegnato. Ogni due posti arrivano dei bambini. Tipo, mio Dio, ma è Iron Man. Grande Arianna. Di solito non spendo soldi M per attaccare UN trasferello sulla faccia di Livio, spenderei i milioni. Tieni caro, beccati sto tatuaggio e mi spiegherai dopo è lei mia non esistenza. No, cerchiamo un tatuaggio adeguato. Non ti preoccupare, Arianna, che ti diamo ti daremo soddisfazione. Tipo una cosa tipo questo scoiattolino, tartaruga. L'asinello bellissimo. L'asinello, raga. C'è la tua dolce metà che ha fatto la sub. Perché Livio, se hai coraggio dopo devi andare a gareggiare per la gara cosplay. Dove glielo facciamo, Ari? Dove glielo facciamo?
uno brutto. Arrivarmi la sub, andremo tutti a gareggiare nella gara cosplay. Raga, se ci riempiamo di tatuaggi, andiamo a gareggiare, vi giuro. Chi siete? Chi state facendo? Venga qua. Comunque, Arianna, Livio è una persona d'oro, sappilo. Veramente una persona... Metti per iscritto che io sto qua, se la gente non lo fa. Ah, eccolo, mi sono cagata sotto. Gianluca sta qua, Dico, se vanno a fare i tatuaggi al CEO, io sto qua. No, venga un po' più di qua, Livio. Oh. Là. È un po' sulla scarpa, Livio, ma non fai niente. Un po' sulla scarpa. Gli ho buttato l'acqua sulla punta del... Madonna, ragazzi, sto sentendo male. Va a prendere un poco d'aria, va a un altro. La chat ha trovato la sua vittima sacrificale. Io non riesco a credere che non l'abbiano fatto a Meliador. No, raga, però Meliador che è proprio... Raga, a Rick Dufer a Mafa. Non la può spuntare, non la devo prendere uno così. No, non la può spuntare. Ma che? Ah! Ma che? Ari! Ma che? No! Ma che cazzo è? Sa Iron Man! Ma che? Ufficialmente quanto ne capisci di Iron Man, cose così? Io. Vabbè, Marvel. Perfetto. Iron Man, venga! Venga Iron Man! È placcato dai bambini. Volevo Iron Man, mi invitate Mini, invitiamo pure Iron Man. Sono molto soddisfatta di quest'asino. Dove vai? Quello mi serve la mano di Iron Man. Ah, ok. Fabio conosce Iron Man. Ma è incredibile, ragazzi. Ma è un amico. Buonasera Iron Man. Venga Iron Man con questo cosplay fantastico. Raga, a dir poco allucinante. Eccolo qua, piano piano Iron Man con cautela. Eccolo, un applauso a Iron Man sotto lo stand. Grande Iron Man. Allora, ieri abbiamo fatto un contest, ovvero quanto costa il tuo cosplay? Quanto in termini di tempo ed economico, prego Iron. Allora, economico a me non molto perché l'ho fatto tutto io. Economico non molto perché ha fatto tutto lui. Però diciamo c'è sempre una spesa da affrontare per il materiale. C'è sempre una spesa da affrontare per il materiale. Devo dire, è fatto molto bene. Poi tra l'altro, come illumini queste cose? I LED? Vabbè, perfetto, un voto ad Iron Man in chat. Oh, raga, ma guardate qua, ma incredibile, eh? Anche nelle scarpe, ma... Anche nelle scarpe. No, raga, veramente proprio... Perfetto, grazie Iron Man. È uno dei cosplay più belli che ho visto durante... questi 3 giorni, grazie Iron Man. Azzo, guarda pure lì, sotto la mano. Raga, ma è incredibile, va bellissimo. Dare un bel 9, grande Iron Man. Grazie Iron Man, grazie mille Iron Man. Non conosco un cazzo della Marvel io, però era figa, cioè non... Ragazzi, vi siete trovati bene a Trapani? Molto bene. Molto bene. Lei come si è trovato a Trapani? Io mi sono trovato benissimo e adesso mi trovo meglio perché non c'è più il sole, quindi ritorno. Ah, eccolo. No, ragazzi. Livio è fuggito via. Sapete che io, come denoto un qualcosa che mi destabilizza, io fuggo. Come in questo momento leggere in chat determinati nomi. Del tipo? Eh? Come determinati nomi, no? Oh mio Dio. Ma Sio, lei adesso se la tiene la pecorella. Quando finirà questa live, intendi? Se mi terrò una pecora in fronte? Assolutamente sì. Ok, a posto. È bella, perché no? È carina, è simpatica. Si raccolga i capelli, si deve vedere la pecora. No, ma si vede. Cosa vi è piaciuto di questo Trapani Comics? Bah, a me piace tanti. Allora, le fiere all'aperto secondo me hanno dei punti in più. Anche il fatto che sia concentrata a me in realtà piace. Non mi piacciono le fiere troppo grandi e dispersive.
ma poi anche il clima, la tranquillità, soprattutto le persone che stanno qua, comunque tutte quante gentili, disponibili, cioè, mi sto trovando benissimo su ogni punto di vista. È vero, è vero. Io almeno un giorno in più l'avrei fatto, devo dire la verità. Non lo so perché, è proprio Max, bello stare... Tu, Max? No, in realtà è la mia prima fiera da streamer. La mia prima, quindi le altre che ho fatto l'ho sempre fatte da cosa? Da esterno. Da cosplay. Devo dire che no, è stato veramente figo. Pure che mi hanno chiesto un sacco di foto, un sacco di roba, dai, è stato bello. Poi dai, che ho sistemato pure un po' di cose, roba di dissing che ho risolto, insomma, quindi sono molto contento. Io no. Ma con Vanni Gio? Io no. Io con Vanni Gio non ho mai avuto problemi. Ragazzi, mamma mia. Io dico soltanto che ieri sono arrivata, stavo parlando con una persona, arriva lui, no perché sta facendo in questo momento la live, una cosa. No, Frank. Dico no. Solo questo. No, Frank. Arriva lui e mi fa, senza rancore, col pugnetto così, io gli do il pugnetto e dico, fosse stato per me non ci sarebbe stato rancore, però tu insomma, cioè se ne è visto, no? Ah, allora senza rancore, ancora senza, e allora dillo qua in chat, dillo qua in live. Ero appena arrivata, non sapevo stesse in live, ho detto ragazzi miei, così come ho promesso, mi sono messa a urlare polizia alla Fabio Z, piccola cheat, ciao Fabio, un grande. E basta, e niente, lì ho capito che certe persone non cambieranno mai, mai. Abbiamo fatto serata a Trapani, sì. Secondo me Minnie è il Minion, vedi come te lo dico. Eh sì. Secondo me la Minnie... La non avrebbe reagito così. Vogliamo chiamare, perché prima pure col 5... Così. Minion, venga qua Minion, con lui che ha tradito, Minion, venga, beh. Venga Minion, venga a prendersi la rete. No, venga, un saluto alla chat. Venga qua. Eccolo qua il Minion. Venga. No, ecco il Minion. Era Topolino, vero? Poteva essere. Poteva. Allora, e dove sta Minnie vera? Che non è sotto mentite spoglie. Perché la Minnie di prima è la Minnie di prima. Scusami, mi ha detto di sì. Fai un salutino alla chat, Minio, grazie. Ma sei un po' cresciuto rispetto a ieri. Un po' più. Si cresce in un botto, nel giro di due giorni. Un bacione, ciao Minio. Ciao car, perché non sappiamo chi si trova. Chi. Capito? Voglio a Topolino. Topolino mi sa che è un bambino oggi. Non lo so. Topolino penso che oggi sia un bambino. Ciao, no, venga qua velocemente, il campione italiano di Just Dance, Just Nino, un applauso a Just Nino, grande Nino, dai Nino. Oggi stavo parlando con lui, ho detto, vabbè, però campione italiano di Just Dance, le dette però i mondiali, ho detto, vabbè, i mondiali sono arrivato terzo, e te me coglioni, cioè... Com'è nata questa passione? Com'è successo? Allora, io ho iniziato intanto a ballare. Non mi sentono? Sì, sì, là. Infatti. Allora. Raga, ho perso la voce, scusa, proprio persa. Vabbè, io pure, sto in after da ieri, lasciamo sta. Allora, io ho iniziato a ballare intanto da quando avevo 9 anni e adesso ne ho 24. In totale sono 14 anni che studio danza, quasi 15. Mazza. Sì, proprio ero un nichetto così. E poi con i miei compagni di danza c'era un ragazzo che aveva la Wii ai tempi, quella Wii col telecomando. Come voglia, ma ricordo. E aveva sia Just Dance che Just Dance 2. Da lì ho detto, mezzega, quasi quasi mi compro la Wii e mi compro Just Dance 2. Da lì Just Dance 2, Just Dance 3 a Natale, se me facevo sempre a regalare a Natale, Just Dance 4. 2014, quindi serie a 7, 18, 19, 20, 21 e sto aspettando il 22. Ragazzi, tutti ce li ho. Ragazzi, e come hai iniziato a gareggiare? A gareggiare ho iniziato che era un'estate 2017 che scopro, perché cazzeggiavo su internet, cercavo cose di Just Dance, Madonna santa che capelli che c'ho. Ma non qua. Ti preoccupare, guarda come sto io, non ti preoccupare Nino. Perfetto, allora ho iniziato così, cazzeggiavo su internet, perché io ero curioso di vedere chi erano i ballerini che si celavano dietro i coach. Sì. Perché ho detto, cavolo, ci voglio diventare pure io, voglio vedere come fanno. Non sono ancora riuscito. Vabbè, piano piano. Piano piano.
forse ci riesco. Campione italiano di Just Dance. Cioè, per me questa cosa ha configurato una nuova dimensione proprio. Per Just Dance. Quindi, sì, sì, perché di solito, sai, no? Dice, vabbè, Just Dance. E invece no, quasi come agonistico, come uno sport. Ma sì, ma è stato veramente bello. Anche perché ho fatto la qualificazione, me lo ricordo, il 30 settembre 2017. Mamma mia, ragazzi. Che era in concomitanza col Games Week del 2017. Solo che non l'hanno fatto dentro, l'hanno fatto di fronte all'hotel. C'è un hotel che è quello tipo Sbilenco, con le torri Sbilenche di Milano, lì. L'ho fatto lì, c'è diciamo un'aula consiliare, diciamo un'aula conventi, ecco, conventi. Convegni, quelli da... L'aula conventi, no, conventi non credo che... Non, esatto, non credo sia... Vabbè, comunque, quella, l'aula convegni, lì. C'era il grande schermo dietro con la console, l'Xbox, e c'era anche che si poteva provare in anteprima il 2018 che doveva uscire a breve. E fai stream su Twitch? Ci sto lavorando. Non ho ancora un canale, ma lo sto preparando. Cioè, ragazzi, avete capito che ci stanno tanti che fanno Just Dance su Twitch? Lui ancora deve approdare su Twitch. Che lo so. Però campione italiano. Ha scelto il canale giusto, da me, è un follow. È un follow. Solo per la mia faccia, però. Sì. Vabbè, okay, Nino. Questo. Ti ringrazio. Grazie ti ringrazio perché adesso stacchiamo. È tardi, già c'è l'ora di staccare. Sì, dobbiamo staccare. Tra poco attaccheranno i mercanti di orecchie, mi raccomando. Mm-hmm. Andateli a seguire, i mercanti di orecchie, sempre alla stessa postazione. Ciao Dada, ciao. E niente ragazzi, vi voglio tanto bene, grazie mille per essere stati qui anche durante questa esperienza. Ringrazio tutti del Trapani Comics, ci hanno trattati benissimo, sono molto divertita ed è stata una bella esperienza. Intanto, per chi dovesse venire al Romix, ci vediamo al Romix il 2, sabato 2 ottobre. Io non ci posso essere. Peccato, mannaggia. Giusto un esame il 4 di ottobre. No, va bene, no. Meglio studiare. Esatto. Va. Un bacione, grazie ciao, mille ragazzi, a tutti. È stato un piacere. Ciao.